Se vogliamo parlare di rifugiati dobbiamo parlare di queste calze e di queste due bottiglie. Questo è un salvagente, è un salvagente dentro il mare, è un salvagente per tutte quelle persone che non sono riusciti a comprare un salvagente dalla Turchia o dalla, o dalla Libia o dall'Egitto perché forse non avevano i soldi o perché forse lo scafista ha deciso di togliere loro tutto quello che avevano. È da dieci anni che vedo il Mar Mediterraneo rosso. Ho smesso di vederlo di color blu. Lo vedo rosso e vedo la mia generazione che vive il secondo olocausto. Quando lo chiamo olocausto, non parlo dei numeri, parlo di tutto quello che significa guardare e tacere. Il Mar Mediterraneo è quel campo di concentramento dove le persone muoiono ogni giorno, dove le persone soffrono. È la caratteristica che ci unisce all'epoca del nazifascismo è che vediamo tutto ciò e facciamo finta di nulla. Continuiamo in qualche modo a lasciar morire le persone nel Mar Mediterraneo. Forse è arrivato il momento di aprire dei corridoi umanitari, forse è arrivato il momento di far raggiungere le persone le persone devono raggiungere l'Europa tramite vie legali, ripeto, tramite vie legali, perché oramai l'Europa è diventata l'Europa impermeabile ed è permeabile solo attraverso le mafie. Io, da europea, ho paura, non dei migranti, ma delle mafie che organizzano i viaggi e della mia coscienza fra 50 anni quando dovrò raccontare qualcosa ai miei figli. Grazie. Prendo con vivissima soddisfazione il risultato del voto di questa sera alla Camera dei Comuni. La Commissione, e questo è noto, ha compiuto ogni sforzo affinché il negoziato avviato il 1 luglio del 1970 si concludesse positivamente in modo equo per entrambe le parti. Mi preme di sottolineare che nel periodo difficile che stiamo attraversando e allo scopo di risolvere i problemi che ci sono dinanzi, la presenza della Gran Bretagna nella comunità riveste una importanza fondamentale. Il suo peso economico e politico, le sue tradizioni democratiche, la sua capacità di immaginazione, il suo coraggio non possono che rafforzare la comunità che sarà chiamata in un tempo ormai estremamente vicino a definire le responsabilità che intende assumere nel mondo. Anche nell'ingessato e diplomatico eloquio di Franco Maria Malfatti, al tempo presidente della Commissione europea, si capisce l'emozione per un momento storico. Willy Brown, George Pompidou, Aldo Moro e Harold Wilson hanno stretto l'intesa grazie alla quale la Gran Bretagna entrerà in quello che si chiama ancora il mercato comune europeo. L'ingresso avviene ufficialmente il 1 gennaio del 1973 e viene ratificato da un referendum popolare nel 1975. Amarla, l'Europa non l'hanno mai amata. I sudditi di Sua Maestà ci arrivarono per contrarietà, direbbe Guccini temendo di vedere inverata la profezia di Winston Churchill, in base alla quale il Regno Unito fuori dall'Europa avrebbe potuto essere soltanto l'ennesima stella della bandiera americana. Entrati per sorvegliare l'Europa più che per costruirla, i britannici hanno da sempre seguito la politica di star dentro con un piede solo. Spazio Schengen? Meglio di no. Parametri di Maastricht? Li sottoscriviamo, a patto di non essere obbligati a rispettarli. Una politica uniforme e compatta, fossero conservatori o laburisti, gli inquilini del numero 10 di Downing Street, rispetto alla quale tutti hanno sempre fatto buon viso a cattivo gioco. Dalla sconfitta dell'invincibile armada in poi, la Gran Bretagna è stata grande protagonista della politica europea e delle sue guerre, pronta a difendere gli interessi della corte di San Giacomo usando lo zar contro Napoleone e De Gaulle contro Hitler. Ed anche se l'impero britannico non è ormai che un ricordo, e presenza viva e vitale la City con il suo titanico mercato valutario e finanziario. L'Italia è tradizionalmente interessata alla permanenza inglese in Europa, anche per rendere un po' meno ineluttabile il direttorio franco-tedesco. Sentite come si esprimono Gianni Pittella e Matteo Renzi. Sono fiducioso che alla fine i negoziati con Londra avranno un esito positivo e riusciranno a centrare il nostro principale obiettivo. Cioè, mantenere il Regno Unito nell'Unione Europea? Eh, rispetto alla questione inglese, sicuramente sì, la partita adesso è tutta nelle mani del, um, del popolo inglese, dei cittadini britannici dovranno decidere. Sarà una grande sfida, sarà una grande campagna elettorale. Eh, io personalmente credo che al di là dei dettagli tecnici dell'accordo, che è comunque un buon accordo, ci siano delle valutazioni in più e le valutazioni in più. Dal mio punto di vista, sono che comunque, nei prossimi quattro mesi, tre mesi, quelli che saranno, bisognerà fare una riflessione su che cos'è l'Europa, perché se noi non ripartiamo per un'Europa innovativa, brillante, affascinante, eh, dinamica, noi comunque perdiamo la sfida con, eh, con la storia. Dunque, bene l'accordo. Poi il fatto che finalmente possiamo tornare a casa già mi sembra un passo in avanti perché a un certo punto non era più scontato neanche questo, eh, ma la, la partita inizia adesso. Tuttavia, malgrado il successo negoziale, non è scontato che il referendum indetto da Cameron vada bene per gli europeisti. Nigel Farage e il suo UKIP, molti conservatori ed anche tanti laboristi della New Wave di Corbyn pensano che si stia meglio da soli. L'algido Dave. Potrebbe finire per essere l'ennesima dimostrazione di quanto possa essere pericoloso scoperchiare senza criterio la pentola dei livori di un'opinione pubblica invelenita e disinformata e ricordare una volta di più che la politica è certamente luogo di statisti e ciarlatani, ma anche di tanti apprendisti stregoni. Tra David Cameron e il resto dei leader europei, in merito alla permanenza o meno dell'Inghilterra all'interno dell'Unione europea, si è svolto in un clima decisamente teso. Il premier inglese si è presentato al tavolo dei negoziati con richieste ben precise all'Europa e con un pesante 52 per cento di inglesi favorevoli all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. Con il referendum del prossimo 23 giugno oramai alle porte e dopo aver ottenuto quasi tutti i punti richiesti, il premier inglese è tornato a casa ancora più convinto che l'Inghilterra non avrebbe un florido futuro fuori dall'Unione Europea. Infatti il tour de force dei negoziati ha assicurato alla Gran Bretagna protezione da parte dell'Unione, anche se non utilizza la moneta europea, nessun freno all'economia, mantenere la sovranità del Paese e il punto più spinoso riguardante la parità del trattamento per i cittadini comunitari che vanno a vivere nel Regno Unito. Londra quindi potrà attivare il cosiddetto freno d'emergenza per l'accesso dei benefici al welfare per una durata massima di sette anni. Per questo lasso di tempo, in pratica, i nuovi immigrati non potranno godere dei benefit sociali. Il rischio di vittoria degli euroscettici è comunque reale, tanto che la BBC parla di un centinaio di deputati del Partito Conservatore favorevoli a lasciare l'Europa. A tutto questo si è aggiunto anche il parere del sindaco uscente di Londra, Boris Johnson, che ha dichiarato che la Gran Bretagna deve dire no all'Unione Europea. È l'occasione di una vita per avere un cambiamento vero. Considerata l'influenza massiccia sull'elettorato del numero uno della capitale, le probabilità del Brexit, termine con il quale è stata battezzata la possibile uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, sono aumentate vertiginosamente. Non sembra quindi sia servita molto finora l'estenuante trattativa fatta dal Premier con l'Unione Europea, 24 ore di botta e risposta, soprattutto in merito alla questione dei migrati. In aiuto al numero uno di Downing Street è arrivato anche il presidente americano Barack Obama, che ha espresso il suo parere contrario ad una possibile Brexit. La Gran Bretagna deve restare all'interno dell'Unione, ha detto Obama. Solo così sarà capace di continuare a svolgere un ruolo internazionale. Non posso immaginare l'Unione Europea senza la Gran Bretagna. Ed è la prima volta che il presidente americano si esprime così apertamente in faccende che riguardano il vecchio continente. L'agenzia Reuters si è chiesta se finalmente Obama sia diventato un europeista convinto, oppure semplicemente un possibile Brexit avrebbe delle conseguenze economiche molto serie, anche al di là dell'oceano. Questo per il famoso effetto farfalla, in cui il battito da ali in un paese può scatenare reazioni a catena in tutto il mondo, con conseguenze imprevedibili sui mercati finanziari, soprattutto in questo periodo. Gli esperti, inoltre, valutano il Brexit come un alto rischio politico. Non avrebbe infatti solo conseguenze economiche immediate, ma anche dei retroscena politici, tutti da valutare. Ecco perché il Brexit potrebbe cambiare le carte sul tavolo non solo in Gran Bretagna ed intorni. Sempre il presidente americano, durante un'intervista alla BBC, ha dichiarato che l'Unione europea è una pietra angolare delle istituzioni create dopo la seconda guerra mondiale, che hanno reso il mondo più sicuro e più prospero. Avere il Regno Unito nell'Unione europea ci dà molta più fiducia sulla forza del tra dell'Unione transatlantica. Inoltre, gli Stati Uniti si sono affrettati a chiarire che non si preoccuperanno di siglare un accordo collaterale con la Bretagna se questa lascerà l'Unione europea. Non amo Bruxelles, amo il Regno Unito e sono il primo a dire che ci sono molti modi in cui l'Europa deve migliorare, ha detto Cameron. Non ho mai detto che il nostro Paese non possa sopravvivere fuori dall'Europa. Noi siamo il Regno Unito e siamo in grado di realizzare grandi cose. Questa non è la domanda nel referendum. La domanda è, stiamo meglio dentro un'Europa riformata o saremo meglio per conto nostro? Gli inglesi saranno chiamati a rispondere a questa domanda tra non molto tempo, tenendo in considerazione non solo la pressione interna europea e quella degli Stati Uniti, ma anche la decisione da parte della Scozia che ha dichiarato che davanti a un possibile Brexit lascerebbe immediatamente la Gran Bretagna, dando il via a un meccanismo di secessione forse troppo rischioso. una Gela per parla Europa.

è probabilmente il tema cruciale che appassionerà le società avanzate nel prossimo trentennio. Per l'Europa, i temi sono quelli del mercato unico, della protezione dei dati, del non facile equilibrio tra sicurezza e privacy. Per l'Italia c'è in più il problema del ritardo nella creazione dell'architettura di rete, a cui si sta cercando di porre rimedio a tappe forzate. Michela Giuffrida, dinamica europarlamentare siciliana del Partito Democratico, ha fatto il punto della situazione con un qualificato e ottimamente organizzato convegno a Bruxelles, con l'originale formula del pranzo-dibattito, allineando, con la collaborazione di Fastweb, il meglio delle competenze pubbliche e private del settore. Riproponiamo le opinioni di alcuni di loro e della stessa Giuffrida. Un'iniziativa sul tema della banda ultralarga in Italia che ha messo intorno a un tavolo gli attori principali della, dei piani di sviluppo della banda ultralarga in Italia, vale a dire il governo, la GCOM, gli operatori e la Commissione europea e i parlamentari europei. Naturalmente questo è dovuto all'iniziativa dell'onorevole Giuffrida. È molto importante che il noto politico di questa vicenda sia testimoniato da una volontà cooperativa di tutti i soggetti in campo. Questo è derivato da due fattori. la capacità di iniziativa del governo che ha spinto molto sulla modernizzazione digitale del Paese sta spingendo e la capacità dal, dello, stesso, dello stesso Stato italiano, della pubblica amministrazione italiana di dotare il Paese di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato, che insieme agli investimenti che gli operatori privati stanno facendo nelle aree più densamente popolate e più ricche del Paese consentirà all'Italia di recuperare in pochissimo tempo il gap che ha con i Paesi europei ad essa comparabili e che in qualche modo ne farà uno dei veicoli, dei fattori di ripresa economica più rilevanti. La rete deve essere ovunque e deve offrire servizi in mobilità, per questo è utile e importantissimo infrastrutturare ovunque con la banda ultralarga, non possiamo pensare di, eh, che un cittadino di una grande città poi non abbia bisogno di banda quando si sposta fuori da questa città. Quindi c'è un interesse, una visione della politica che è questa, ovviamente che va messa insieme una visione interesse invece dell'industria che vuole dei ritorni più immediati, bisogna metterli insieme e per questo l'Italia ha deciso di investire con soldi pubblici per iniziare a infrastrutturare intanto le zone più svantaggiate. Ma l'obiettivo è che la rete sia ovunque e sia potente da tutte le parti. Da un lato c'è la disponibilità finanziaria, c'è un, pro, un progetto da parte del governo. C'è un'autorità come Agicom che sta preparando il quadro regolatorio per eh, lo sfruttamento delle reti finanziate con, eh, con denaro pubblico. C'è anche un, un quadro regolatorio che il governo ha preparato per favorire la messa a disposizione delle infrastrutture. Ci sono nuovi player che si manifestano sul mercato come Ener che ha dimostrato. Quindi c'è una vitalità in notevole in questo momento. C'è anche un po' di ottimismo in più perché l'Italia per la sua struttura della, di rete, l'ultimo tratto che, tra, tra gli armadi di strada e le case è molto breve di rame e questo tratto attraverso eh, l'innovazione tecnologica può essere valorizzato, nel senso che eh, attraverso appunto dei meccanismi chiamati VDSL, guardate, si può velocizzare al massimo. Il, 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 il segnale Beh, abbiamo voluto mettere tutti quanti assieme gli interlocutori più importanti di una uh, bellissima scommessa secondo me già vinta per buona parte la scommessa è quella che porta alla realizzazione all'utilizzo dell della banda ultralarga per tutti è una scommessa per il nostro paese è un paese che punta uh, dritto all'innovazione tecnologica alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi dell'agenda digitale e avere ancora delle zone, grandi zone del, e ampie del nostro territorio che non sono raggiunte da banda è veramente un dolore per tutti. Dobbiamo colmare questo gap, questa è la volta buona per farlo, questa legislatura si è aperta sotto i migliori auspici. C'è un bellissimo progetto, è un progetto che ha pure un'ottima dotazione. La Presidenza del Consiglio italiano ha ribadito che siamo a buon punto, a questo punto saremo anche noi a riconvocare un incontro eh, non tanto a breve ma per verificare i passaggi di un iter che non solo è già avviato ma che questa volta finalmente vedrà la sua luce. Amici di Parle Europa, ben ritrovati. Vi parliamo dal Parlamento europeo di Bruxelles. Siamo in compagnia dell'onorevole Laura Agea. Buongiorno, Buongiorno. onorevole Agea, eurodeputata del Movimento 5 Stelle e, come tutti gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, appartenente al gruppo dell'Europa della libertà e della democrazia diretta. L'onorevole Agea è un viso noto ai nostri ascoltatori. Abbiamo già avuto modo di parlare della sua attività in seno all'importantissima commissione lavoro e affari sociali del Parlamento europeo. Come sta il lavoro in Europa, onorevole Dea? Il lavoro in Europa ormai vive da, dall'inizio della crisi economica non solo un arretramento ma una fase di inassoluta immobilità, eh, una disoccupazione dilagante, fenomeno della eh, disoccupazione di lungo periodo sempre più esteso. Parliamo di milioni di cittadini che sono fuori dal mercato del lavoro da più di due anni, un incremento eh, sostanziale della disoccupazione giovanile. L'Italia è il più chiaro degli esempi di questa purtroppo eh, spiacevole e soprattutto si arranca nelle soluzioni perché, purtroppo, ciò che manca è la visione. Siamo costretti a lavorare costantemente sulle emergenze e non ci troviamo nella condizione di avere una visione, un'ottica spostata in avanti che dia veramente risposte concrete e sostenibili di medio e lungo periodo. Si lavora sempre e soltanto in emergenza. L'Italia ha fatto parlare di sé anche in Europa, per questo Jobs Act, un atto, un provvedimento normativo al quale voi del Movimento 5 Stelle siete stati e siete, immagino, eh, fieramente avversi, che però, dice il Presidente del Consiglio, avrebbe prodotto 750, insomma diverse centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non è vero? In realtà il Job Act è il frutto di quelle che sono le raccomandazioni specifiche per Paese che l'Unione Europea dà agli Stati membri. Si, raccomanda, si è raccomandato all'Italia di fare questa riforma del mercato del lavoro. Purtroppo perché manca la visione? È stato fatto un provvedimento monco perché laddove l'Europa chiede la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro l'Italia ha applicato soltanto la prima parte eh, imponendo proprio nei contratti di lavoro e nella sua riforma la mobilità e la flessibilità, privando però questo strumento di, di quelle garanzie sociali, tutele sociali che sono necessarie per garantire questa flessibilità. Mi spiego meglio. Se noi diciamo che bisogna in qualche a cambiare la prospettiva occupazionale. Se dobbiamo passare da un concetto di lavoro ormai noto in Italia che prevede. Eh... Di entrare nel mercato in una certa azienda, per esempio, a 18 anni o a 25 anni, alla fine di un percorso di studi, e si esce a 65 da quella stessa azienda, l'Europa va in una direzione completamente diversa che presuppone la flessibilità e la mobilità. Ma in Europa, negli altri Stati membri, esistono degli strumenti come il reddito minimo che consentono questa alternanza. In Italia manca da una parte questo sostegno eh, sociale, questo ammortizzatore sociale come reddito minimo. Renzi ha parlato di una non priorità quando mm -hmm. l'abbiamo chiesto con la nostra proposta di legge sul reddito di cittadinanza e manca anche una visione. Cioè noi dovremmo poter eh, cambiare in maniera graduale un approccio mentale. Dovremmo, fin dal sistema educativo, far capire ai giovani che bisogna cambiare la prospettiva rispetto alla tematica del lavoro. È un, procedimento, un provvedimento monco. Lei giustamente parlava di, queste, di questo incremento dei, dei contratti, di questo eh, sostanziale aumento che sta sbandierando il Presidente Renzi, ma in realtà abbiamo snaturato la natura dei contratti, abbiamo eh, creato il fenomeno larghissimamente diffuso della voucherizzazione si mm. utilizzano dei contratti atipici che molto spesso sono l'anticamera degli abusi e quindi di tutta quella parte di lavoro sommerso che l'Europa sta cercando di contrastare. È un provvedimento semplicemente monco, è privo di una visione, di misure di sostegno attivo e di anche misure a livello di istruzione che consentano questo cambiamento eh, mentale, questa in un certo senso prospettiva nuova all'approccio del mondo del lavoro. Se capisco bene, onorevole. Agea, voi non difendete diciamo l'archeologia del posto fisso di, di Checco Zalone, per, per capirci, dite però se la, no, la mia vita lavorativa deve passare per più tappe, per più aziende, per più lavori, cosa succede negli intervalli? Questo che si intende quando si parla di sicurezza del lavoro. Però il ministro Paduan negli appunti che si accinge a presentare alla Commissione europea, parla per quello che si è potuto sapere delle anticipazioni, anche di una possibile sicurezza sul lavoro europea, intendendo sicurezza come garanzia, appunto, assicurazione sul lavoro. Voi in questo caso siete favorevoli a questo sviluppo? Ma innanzitutto eh, il Ministro Padoan qualche settimana fa è venuto direttamente in audizione in Commissione lavoro a fare eh, la sua proposta di questa assicurazione eh, per la disoccupazione europea. E va bene, è una proposta. Chi meglio di noi potrebbe sostenere una riforma di questo, di questo genere che dà delle garanzie? Ma io mi domando perché non si comincia ad agire, visto che l'Europa lo chiede da quasi dieci anni negli Stati membri, creando intanto un sistema di tutele sociali del lavoro? Perché non si comincia a fare dei passi importanti e coraggiosi? Perché ci vuole coraggio. Siamo in una situazione che... È una crisi umanitaria. Mm -hmm. Parliamo non di, non di rischio di povertà, parliamo di povertà assoluta. E quando ci si trova di fronte a queste emergenze bisogna fare scelte coraggiose che cambino radicalmente la situazione. Per cui va benissimo venire in Europa, ma la coerenza impone che quello che si chiede all'Europa si applichi prima di tutto nel proprio Paese. Questo gliel'hanno ricordato anche eh, alcuni parlamentari del, del gruppo dei socialisti e dei democratici al quale appartengono gli eurodeputati del. Eh, del partito di Renzi. Quindi eh, ci vuole un po' di coerenza perché se no sembriamo persone dal pensiero un attimino ondivago, che non sappiamo bene cosa vogliamo. Vogliamo una cosa dall'Europa, vogliamo meno Europa, però in Italia ci rifiutiamo di, di eh, calendarizzare una discussione seria all'interno del Parlamento che porti alla creazione di tutele sociali veramente importanti. Un'ultima domanda, onorevole Agea. La disoccupazione come il dolore non è uguale, cioè ci sono tante diverse situazioni per cui per esempio la situazione della disoccupazione nel sud del nostro paese, non è la stessa di quella del nord e soprattutto la situazione delle donne disoccupate, delle giovani donne disoccupate è senz'altro molto più grave, molto più significativa di quella dei loro coetanei o compatrioti maschi. Come si può intervenire secondo voi? Ma innanzitutto avendo visione. Molto spesso ci, ci accusano di non essere per le pari opportunità, ci danno la colpa di... Eh, le faccio un esempio, io sono alla chiara dimostrazione come senza imporre una regola. Eh, un principio viene affermato. Sono l'unica donna eletta della circoscrizione eh, Centro Italia al Parlamento europeo. Mm -hmm. Quindi non bisogna imporre dei principi. Se vivessimo in una società realmente giusta, eh, la donna avrebbe il suo ruolo. Ovviamente il mercato del lavoro non è un mercato del lavoro che funziona a misura, eh, a misura della donna, ma non funziona ormai più nemmeno a misura di giovani, a misura eh, di, di disoccupati di lungo periodo. Che cosa si può fare? Eh, stiamo analizzando proprio, proprio adesso in Commissione Lavoro un documento che affronta questa tematica e bisogna cercare anche di eh, far capire che certi strumenti che in Europa sono eh, estremamente utilizzati, eh, parliamo di telelavoro, mm. sono strumenti che possono essere eh, efficaci perché utilizzati in maniera estremamente capillare ed efficace, eh, semplificano e impongono e in qualche ma maniera naturalizzano un diritto. Ogni volta, e questo io ci tengo particolarmente a dirlo, che noi imponiamo una regola, stiamo affermando che viviamo in una società che quella regola non la garantisce. Le donne dovrebbero tranquillamente avere tutte le stesse opportunità che hanno gli uomini. Senza quote rosa. Senza quote per... rosa, perché i principi sono principi non perché tu li imponi, ma perché la società li prevede. Questo secondo me è un principio fondamentale. Le donne devono avere le stesse opportunità, qua ancora parliamo eh, di soffitti di cristallo, mm. abbiamo tutto anche un vocabolario molto particolare per, per spiegare le difficoltà che hanno le donne, ma ci sono delle misure veramente importanti. Cercare di, dare, di, di permettere di conciliare la vita lavorativa con la vita privata è un principio legittimo e sacrosanto, eh, il parental leave, questa, mm. eh, questa forma di conciliazione, di, ehm, di, di tutela della donna. Eh, molto spesso e noi viviamo in un'Europa un che sta lentamente e inesorabilmente invecchiando perché molto spesso decidere anche, fare scelte eh, alla genitorialità non è qualcosa che la società ti permette di fare. Ecco perché la donna vive marginalizzata eh, a livello non solo di dirigenza nei, vari, nei mm -hmm. vari organi, non è soltanto quello, vive in una condizione che è la società che l'ha creata ma nello stesso misura la società può tranquillamente invertire questa rotta. Bene, sono le considerazioni di Laura Agea, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, quindi a Bruxelles dell'Europa, della libertà e della democrazia diretta. L'intreccio fra nuove tecnologie, diritti civili, diritti sociali e tutela ambientale trova nel lavoro agile, quello di cui ha appena parlato l'onorevole Agea, una sintesi davvero suggestiva e affascinante. L'Italia è molto indietro da questo punto di vista, però ci sono anche piccole notizie confortanti e di oggi la notizia è che la Barilla sta implementando queste forme di lavoro agile nei suoi stabilimenti. Grazie a Laura Agea. Per questa intervista che ci ha concesso. Speriamo di poterle fare la prossima con qualche occupato in più, qualche giovane occupato in più nel nostro paese. Grazie soprattutto a voi per averla cortesemente seguita. Arrivederci su Parle Europa.